C'è un allarme ladri ad Arezzo che vede la, diciamo, la punta di diamante a Ponticino. Noi stamattina avremmo dovuto incontrare due o tre persone in delegazione di questa popolazione preoccupata. Stranamente il giornale riporta che ovviamente per le statistiche siamo sotto molto la media nazionale toscana. Ora questo io credo che cambi poco nell'ottica di uno che è impaurito perché nelle case fanno i furti. E vi voglio ricordare che molti furti, come mi diceva Pupo ieri sera, non vengono neanche denunciati perché ormai la gente ha perso anche la stima nelle forze dell'ordine, perché in sottonumero, mal attrezzate oltre che mal pagate, che questo conterebbe poco, non possono sopperire a tutte le chiamate. Il più delle volte vengono scoraggiate anche le denunce, perché tanto poi quando li beccano succede che il giorno dopo sono fuori. Allora come fare? Come fare? Ormai, diciamo così, rimane solo l'inasprimento delle pene oppure l'attrezzarsi personalmente. Io so che a Laterina si sono attrezzati con delle ronde, poi le ronde sono nient'altro che cittadini che a turno girano di notte per cercare di controllare quello che sarebbe demandato alle forze dell'ordine. Beh, cosa fare? Insomma, ci sono tante ottiche, io ovviamente dico la mia. Io sono del parere che la miglior cosa, visto che molti sono stati sorpresi a telefonare al loro paese dicendo vieni qua che qua non fa niente cazzo di polizia, fai uno furto il giorno dopo sei fuori, ecco, dare il lascio, da mazzarne 7-8, 10, 15, 20 trovati in casa, cioè tiragli proprio, entrano senza manco chiedere che sono venuti a fare, perché se uno entra a mezzanotte a casa tua non è che viene a fare un bonifico, è una bella rivolverata, lo fai tinco, la voce si sparge, ci guarda col cazzo che devi venire, che qui ci mazzano tutti, capito? Perché loro c'hanno un passaparola come i piccioni storni, i delinquenti, c'hanno tutti un passaparola. Una bella, capito, riscaldata di quelle come si deve e via.